grazie soprattutto per l'invito, è davvero un onore fare parte del corso di Storia Veneta del 2021 e in questo anno in cui anche si è deciso, oh, la città lo ha deciso, di festeggiare, di celebrare l'anniversario del 25 marzo 421. Un anniversario che appunto ci costringe a fare i conti con le modalità di memorializzazione di un fenomeno come quello delle origini, che benissimo è stato raccontato in queste parole tratte dall'Attila di Verdi. E proprio quelle parole mi hanno suggerito il titolo che vedete, La storia delle origini di Venezia usando acqua, legno, oggetti che troviamo nei nostri scavi archeologici, ci ho aggiunto schiavi e vi spiegherò perché. La storia delle origini di Venezia, dicevo, senza Attila, ma ho messo tra parentesi o quasi. Perché quel quasi? Proprio perché, come nell'Ottocento, ma anche prima, e tenterò anche di tentare di dipanare un po', quando ci si occupa di un tema come le origini di Venezia, la forza di quel mito, declinato in vari modi, che comunque vede i barbari incursori come protagonisti della distruzione di un luogo da cui si deve scappare e quindi la necessità di un nuovo luogo che deve offrire rifugio, ecco, quell'idea del mito, quell'Attila sullo sfondo, rimane anche nella disciplina archeologica, o forse ancora di più nella disciplina archeologica rispetto a quella storica, in un momento chiave che è quello dell'interpretazione del dato. E quindi moltissime volte strati di incendio nelle città romane sono state datate all'inizio del V secolo perché è passato Attila, o la forma rudimentale di un edificio in legno non può essere che altro il riflesso di una indigenza, di una mancanza di mezzi, di chi scappa e non può costruire in altri modi. Ma di questo appunto ve ne parlerò dettagliatamente. Il gioco che hanno fatto gli archeologi quindi è stato quello di declinare la storia del libretto dell'Attila, declinarlo tentando di capire se era da Aquileia che si scappava o da Altino o da Padova, dove si andava, si andava a Rivoalto, si andava a Torcello, si andava a Cittanova, Eraclea, si andava a Malamocco, spostando di volta in volta la narrazione e tirando a sé, come dire, elementi per raccontare un'origine che avesse senso per la contemporaneità nel momento in cui quella narrazione veniva fatta. Quindi in questo breve racconto tenterò di raccontarvi un po' alcuni spunti sulla fabbricazione delle origini di Venezia come esercizio di memoria politica anche, attraverso il ruolo dell'archeologia, dei dati che fisicamente rimangono nella città. Userò i miei luoghi, li chiamo i miei luoghi del cuore, Torcello dove scavo da anni, ma anche la laguna, Lio Piccolo con le strutture più antiche, quelle di età romana, e tenterò di usare le parole chiave attraverso cui questi elementi appunto possono essere interpretati, tirati per la giacchetta verso Attila, verso Aquileia, verso i barbari, verso i bizantini, verso i carolingi. Questa è la forma classica data in questa immagine di nascita di Venezia, quindi si sarebbe passati dalle civitas romane alle isole della laguna che diventano il rifugio durante le invasioni barbariche per conservare, grazie alla capacità di sfuggire al nemico, quegli aspetti di libertà, di eguaglianza, usiamo anche una parola antica e moderna allo stesso tempo, democrazia, che avrebbero garantito poi il successo della Serenissima. È chiaro che questa costruzione, l'abbiamo visto anche con la bellissima lezione di Stefano Gasparri e lo vedremo nelle prossime lezioni, che questo mito appunto ha molti elementi fabbricati al tavolino, fabbricati in un momento in cui si vuole autocelebrare un luogo, soprattutto quando ha passato l'età delle origini. Per fare quindi questo gioco e per superare quello che è la conoscenza comune, fate questo gioco, qui lo vedete in inglese, ma se scrivete le origini di Venezia su Google, provate a vedere quali sono le parole chiave che vengono fuori e vi verranno fuori una serie di elementi che continuamente vi rimanderanno appunto all'insicurezza, alla dicotomia tra terraferma e laguna, razzie, guerra, età barbarica, germani, unni, longobardi, scegliete un po'
il barbaro che preferite, ma il gioco è sempre quello. Un gioco che ci riporta dentro questo mito di cui, come dicevo, è un po' difficile liberarsi. La tradizione quindi è piena di elementi che vengono da cronache e miti sviluppati già in epoca piuttosto antica, l'abbiamo visto la volta scorsa, sembra già che tra IX e X secolo l'idea di queste invasioni sia già presente, insomma ci dice che più o meno Venezia è tutta una storia di spostamenti, proprio per scappare questi barbari. Da Oderzo si va a Cittanova Eraclea, dal Tino ci si sarebbe spostati a Torcello, addirittura il vescovo di Padova si sarebbe rifugiato a Malamocco. Dov'è Malamocco? Poi ne parliamo. È l'isola di oggi sul litorale del Lido o è in qualche altro luogo? Queste istituzioni in qualche modo sarebbero arrivate a Rialto, a Rivo Alto, anche questo un luogo strano perché non ha nella stessa isola la presenza dell'episcopio che è in un'altra isola ancora, Olivolo. Insomma, un continuo spostamento. Cosa ci dice l'archeologia? E attraverso l'archeologia potremmo definire se questa scelta di celebrare il sedicesimo centenario della nascita di Venezia funziona. Quindi quali sono i possibili luoghi dell'origine, i possibili monumenti, i totem archeologici che potremmo prendere per altre celebrazioni? Possiamo appunto partire dal 25 marzo 421 Rialto. Il cronico Naltinate, poi ripreso e reso celebre da Marin Sanudo, ci dice che la chiesa di San Giacometto è la prima cosa che viene fatta. Chi scappa per prima cosa costruisce la chiesa, quella croce dell'Attila di Verdi. E costruire la chiesa significa essere liberi, significa definire subito l'origine di Venezia come una città che nasce come una città, con gli edifici in pietra, con un abitato urbano ricco e stabile. Ma possiamo anche scegliere un altro totem archeologico e quindi andare proprio ad Attila. Per parlarvi di Attila ho scelto di usare l'oggetto archeologico che a Venezia più fa riferimento ad Attila, che è il trono di Attila, una sedia che evidentemente non ha nulla a che fare con il re degli Unni, che però, insomma, lo sappiamo tutti, ci siamo fatti tutti una foto sopra quell'oggetto, simboleggia esattamente le distruzioni appunto degli Unni, il trasferimento in laguna, Venezia come Aquileia avrebbe avuto la stessa distruzione e la necessità di fuggire si sarebbe rivolta, secondo altre cronache, verso la città di Grado, quindi trovare sicurezza. È interessante, vi ho messo anche la foto del trono di Attila ai primi del Novecento, quando della sedia episcopale che era stata rimontata sulla sua posizione, secondo me originale, perché quella sedia episcopale, il trono di Attila è la sedia episcopale medievale di Torcello, tardo alto medievale di Torcello, perché è stata tirata via, non è più la sedia episcopale, non è più la cattedra di un episcopio importantissimo. Ce lo dicono proprio i restauratori, chi si è occupato del restauro, abbiamo delle bellissime righe di Cappelletti ad esempio, ma ne parla anche il Conton, tra 800 e i primi del Novecento, che guardano questa sedia e dicono non può essere la sedia di i primi vescovi di Torcello, erano bizantini, questa cosa è brutta, è barbarica, è tozza, usano proprio il termine barbarica, assomiglia alla sedia di Attila. Quindi già questo oggetto ci fa capire come un elemento archeologico viene interpretato con delle categorie moderne, ottocentesche, che non possono accettare che quei mosaici bizantini, tardo-bizantini, di che età sono, quella chiesa così bizantina, almeno nella titolatura, abbia una sedia o una cattedra di questo tipo. Possiamo scegliere un altro momento, possiamo spostarsi nel VI secolo, allora prendiamo Alboino, prendiamo i Longobardi. Le distruzioni longobarde che avrebbero intaccato, secondo quanto ci raccontano le cronache antiche, ad esempio Oderzo, e da lì lo spostamento della popolazione va verso Cittanova. Ci occupiamo di Cittanova in un secondo, vi faccio vedere esattamente anche dov'è. L'intuizione che lo spostamento e la frattura, come ci raccontava Stefano la settimana scorsa, delle due Venezie, tra quella di terraferma e quella di laguna, avviene proprio nell'arco del VI secolo e si perfeziona poi nel VII, e avviene proprio nel momento in cui le invasioni, o meglio dire
le migrazioni barbariche, le migrazioni longobarde, creano una scissione anche proprio istituzionale tra una parte più costiera e una parte più interna. E quindi potremmo scegliere questo momento e potremmo andare a cercare nel battistero, che vedremo fra poco, di Eraclea Cittanova, il totem archeologico delle origini di Venezia. Oppure possiamo scegliere Rivo Alto, Rialto, oppure appunto Rivo Alto. Il luogo della sede del potere ducale, del palazzo, il luogo dove la famiglia dei Partecipazzi trasferisce dopo questa stagione di movimento da Eraclea a Malamocco e poi per finire a Rialto, la sede del potere ducale, dove si consolida, dove viene messa quella moneta che ricordiamo sempre, sul verso c'è scritto Venezia, ma dall'altra parte c'è scritto il nome del figlio di Carlo Magno, quindi qualcosa ci dirà, quindi in un momento che facciamo difficile a definire se è bizantino o carolingio, meglio usare forse i termini cronologici, siamo nel IX secolo, siamo all'inizio del IX secolo, quindi Rialto come tale, una città, un insediamento, una quasi infrastruttura, c'è un palazzo, c'è una chiesa, anche i termini sono scivolosi e ne parliamo, che mette insieme San Marco, la bizantinità, il potere ducale, ma soprattutto la monumentalità. Se passiamo all'archeologia, i totem che vi posso proporre sono questi. Sono buche di palo, pietre. Avete anche una foto del pozzo più antico fino adesso che abbiamo scavato, quello viene da Torcello, ed è datato anche quello intorno all'VIII secolo. Sulla destra vedete l'immagine di una grande casa in legno scavata lungo il Canal Grande con fasi di VI, VII, VIII e poi IX secolo presso il giardino di Camedram in Calergi, ma strutture del genere sono state ritrovate in molti scavi lungo il Canal Grande, nomino solo gli scavi ad esempio del cortile di Ca' Foscari, quelli più estensivi dove abbiamo potuto leggere queste immagini. Cosa sono quei buchi di pali? Sono le fondazioni delle prime strutture insediative e produttive, e ve ne parlo fra un secondo meglio, che popolano proprio l'isola di Rivo Alto. Certo che a vederle poco monumentali sono, a vederle fanno immaginare appunto un mondo di terra, di legno, di fango. Terra, legno e fango che gli archeologi hanno avuto una certa difficoltà a interpretare immediatamente come una struttura che potesse parlare di quella che è stata la Venezia successiva. E questo è sempre il problema di quando si fa una narrazione delle origini attraverso il dato archeologico. Il dato archeologico ci deve parlare della fase in cui il reperto e la stratigrafia viene ritrovata e fa riferimento. Non possiamo immaginare quello che succederà dopo, quindi leggerle in chiave appunto retrospettiva o prospettiva. Ma soprattutto c'è un problema di identificazione materiale, cioè il passato di Venezia, ma come il passato di Torcello a cui farò riferimento, fa uso di idee preconfezionate, di idee contemporanee, che fa sì che l'archeologia sia influenzata dall'idea classica della città, ad esempio. Noi siamo in un paese dove la città, sia nella sua declinazione antica, ma ancora di più nella sua declinazione medievale, parlando a Venezia, è una città di muro, è una città di pietra, è una città con le mura, è una città che si monumentalizza. Abbiamo quindi una serie di immagini già confezionate che applichiamo a quello che leggiamo facendo delle letture interpretative che funzionino con il mito, quell'attila che dicevo che abbiamo in testa. Ma la narrativa archeologica in passato a Venezia è stata influenzata anche da questo tema del bizantinismo. Venezia bizantina, guardando quelle immagini che abbiamo visto anche prima, ad esempio di San Marco, quella chiesa che è così bizantina, ma non dimentichiamoci che quella forma bizantina la assume tardi, la assume a partire dall'undicesimo, dodicesimo secolo, i mosaici di Torcello così bizantini tardi, undicesimo, dodicesimo secolo,
non può che essere l'immagine di una bizantinità che è durata da sempre. Quindi questo fil rouge del contatto con i bizantini deve essere presente e deve essere messo, nonostante le fonti parlino di un sistema militare, di un sistema periferico, lontano dalla capitale, quindi anche in qualche modo dimenticato per certe stagioni della prima storia bizantina di Venezia, come se comunque noi dovessimo cercare quello, cioè dobbiamo cercare una sorta di prima Costantinopoli. A questo, nell'interpretazione archeologica, poi si sommano tutte le Venezie antiche che abbiamo in mente, appunto quelle ricostruite in età contemporanea che vanno dai mondi romani ai mondi più medievali, quella bizantina, come si dicevano, quella dicotomia tra Venezia romana e alto medievale degli archeologi, si è discusso tantissimo se la laguna origine veneziana. Tenterò di dire due cose. È una Venezia carolingia, quella degli storici dell'economia, che vedono nella nascita di Venezia come emporio, come luogo di commerci a lungo raggio, una ripresa del mondo antico nel IX secolo, e quindi questo rapporto dato tutto dal Mediterraneo, dai traffici mediterranei, che rimette vita in un luogo che altrimenti era appunto un luogo dove si erano rifugiati pochi abitanti scappando dai barbari. Quindi, oppure arrivare addirittura alla Venezia di oggi, questo monumento atemporale, la Venezia dei turisti, la Venezia che vendiamo. Ci sono dei rischi molto grossi quando noi prendiamo una di queste Venezie e la applichiamo alla lettura dei dati archeologici. Il primo, quello più grosso, è proprio quello legato alla fuga e all'idea che le isole siano un rifugio. Nonostante anche, potete pure fare questo esercizio, anche nelle ultime edizioni di libri, di articoli, di storia dell'alto medioevo veneziano, si dica ma il mito è il mito, le parole fuga, rifugio rimangono. Fuga, rifugio significa che quel luogo deve venire percepito come un luogo altro da sé rispetto all'entroterra. L'entroterra bizantino, goto, tardo romano, dipende dove ci collochiamo. Comunque altro da sé, un luogo che non c'entra niente, come se fino a quel momento quello fosse un luogo senza proprietà, senza diritti fiscali, senza strutturazione, senza che nessuno ci passasse. Un rischio molto grosso che ha lasciato grossi strascici. Il primo è quello, ad esempio, legato a Torcello. Torcello non viene mai nominato nelle cronache antiche, tra quella di Giovanni Diacono, ad esempio, ma anche nelle cronache scivolosissime, basso medievale, il cronico antinata, il cronico gradense, all'interno di questa scia di trasferimenti da Cittanova, Eraclea, Malamocco verso Rialto. Viene nominata come una delle isole. Il fatto che però ci sia una chiesa così antica, la Basilica di Santa Maria Assunta, il fatto che sia stato il luogo dell'archeologia per eccellenza, per gli scavi dei polacchi degli anni 60 e poi tutte le grandi stagioni degli scavi della sovrintendenza e gli stessi scavi dell'università, in qualche modo è diventato il luogo delle origini di Venezia. Cioè, per forza lì ci sono le cose più monumentali, più antiche, e lì è nato tutto. E quindi in qualche modo negli ultimi anni, date un'occhiata ancora alle narrative, ad esempio, sui siti web dei vari hotel o degli uffici di turismo, c'è un po' questa idea. Altino, città romana, Torcello e poi si va a Venezia. Cosa ci dice l'archeologia? Che Torcello non è Venezia. Torcello non c'entra niente con l'origine di Venezia, è un altro insediamento, vogliamo dire città, è un'altra città, preferisco non dirlo, è un altro luogo lagunare. È un altro luogo lagunare che potremmo definire come Altino, tardo antica e alto medievale. Torcello si chiama Torcello così oggi, ma Torcello nei secoli che ci interessano per le origini di Venezia, quindi il V, il VI, il VII, l'VIII, il IX, è sicuramente Altino e così veniva chiamata. Tant'è che il vescovo di Torcello non ha mai sognato di chiamarsi vescovo di Torcello, mai nella sua storia, è sempre stato il vescovo di Altino. Ed era un vescovo molto presente nella documentazione altomedievale, presente a tutti i placiti, eccetera. Perché abbiamo Torcello che è Altino, tardo antico, alto medievale? Qui ho tentato di riassumervi in questa diapositiva le motivazioni per cui una parte della città di Altino, una parte infrastrutturale, il suo porto,
viene trasferito gradualmente attraverso generazioni e generazioni, costruendo infrastrutture portuali, magazzini, strutture di ricovero delle merci, ma anche atelier artigianali, verso luoghi dove quella portualità era possibile. Vi farò vedere in un secondo come il porto di Altino, quello imperiale, vada verso l'interramento e quindi, nonostante la città sia in forte crisi, come tutte le altre città, tra l'altro romane, in età tardoantica dell'Italia settentrionale, ha comunque una certa attività economica, e questa attività economica avviene ancor di più che rispetto al momento classico attraverso scambi commerciali marittimi, proprio perché le strade non sono più mantenute in epoca tardoantica e alto medievale, per cui tutti i trasferimenti vengono via nave e queste funzioni portuali vengono gradualmente trasferite. Vi dico subito che con questo trasferimento di infrastrutture si trasferiscono le persone che quelle infrastrutture le costruiscono, le persone che queste infrastrutture le mantengono, le fanno lavorare. Un porto, un magazzino, significa schiavi, significa lavoratori che li costruiscono, che spostano le merci, e sicuramente, come dico spesso scherzando con i miei studenti, chi ha costruito i magazzini che vi faccio vedere in un secondo non sono stati degli schiavi che la mattina prendevano il 2 barrato da Altino porta a Prodo e arrivavano a Torcello, poi alla sera ritornavano. Se lì c'è quel luogo che va costruito e mantenuto, lì vivevano. In qualche modo un certo gruppo demico consistente si trasferisce nell'arco di generazioni, e vedremo poi chi è l'attore che genera il trasferimento, creando un quartiere periferico di Altino in un luogo di grande attività, o grande, soprattutto grande riferito a quello che avviene nella vecchia città, e questo trasferimento graduale fa sì che a un certo punto abbia più senso costruire la basilica lì a Torcello rispetto che in centro ad Altino, ma su questo ci ritorniamo. Questa idea data dall'archeologia è un'idea che trova un riflesso piuttosto puntuale negli storici dell'economia alto medievale. Vi cito qui il più famoso, forse, Michael McCormick, che ci ha fatto vedere come questi luoghi adriatici, Rivo Alto, ma non solo, anche Comacchio, anche appunto Torcello, agiscano in qualche modo come degli hub mercantili, dove ci sono una serie di merci che vengono trasferite. In particolare, uno di questi hub, Rivo Alto, sembra avere delle tipologie di merci piuttosto precise, che non sono solo le merci che arrivano dall'Oriente, l'olio, il vino, che noi ritroviamo o scopriamo attraverso le anfore negli scavi, ma abbiamo anche l'idea, piuttosto ben documentata dagli studi di Michael McCormick e da tutto un gruppo di studiosi dell'economia alto medievale, che fanno riferimento anche alla tratta appunto degli schiavi che tocca Venezia, nel senso, lui dice, i veneziani sono dei middlemen, dei trasportatori di schiavi verso il mondo arabo. Il mondo arabo dell'Egitto soprattutto, le navi infatti vanno ad Alessandria d'Egitto. Michael McCormick ci fa vedere come, anche guardando la geografia o le scarsissime fonti che abbiamo, i viaggi dal nord Adriatico verso l'Oriente non vanno a Costantinopoli in gran parte, ma vanno ad Alessandria d'Egitto, che insomma ricordiamo anche il luogo da dove viene il nostro santo, San Marco, e questa reciprocità darebbe a Rivo Alto una caratteristica che gli altri siti, Torcello ad esempio, non ha. Un snodo commerciale, un hub commerciale di media importanza che via via cresce, quando non un secolo, non prima. E prima dobbiamo guardare
al paesaggio in una maniera appunto sistemica, tentare di guardare dove sono questi insediamenti. Sono tutti lungo i fiumi. I fiumi, chi più chi meno, se sono di risorgiva o no, tendono a spostare la linea di costa. Spostano la linea di costa, interrano i siti che funzionavano come siti costieri o semicostieri o deltizi antichi, e si fa sì che il porto di Altino per forza deve diventare in qualche modo Torcello, che Cittanova, che vediamo qui in alto, sia forse un portato di qualcosa che sta più su sul Piave, ma la stessa cosa forse è avvenuta lungo le rive e il delta dell'antico Brenta, Miduacus, il nome latino, che punta proprio verso la città di Venezia. A questo punto allora possiamo fare un altro gioco, un gioco che va a guardare le parole che abbiamo usato nelle varie narrazioni storico-archeologiche. Migranti, invasioni. Ci sono anche due foto che riguardano delle migrazioni recenti. Sfido gli storici del futuro a fare una storia di queste migrazioni solo usando una testata giornalistica piuttosto che un'altra, ne avranno un'immagine completamente diversa. Un po' possiamo fare anche noi guardando alle migrazioni altomedievali. Per cui se noi usiamo invasione nel luogo di migrazione, ecco che per forza, ad esempio, a San Lorenzo d'Ambiana delle strutture ritrovate durante scavi fatti negli anni Ottanta devono essere un castello bizantino. Questo castello bizantino viene raccontato anche in una, in edizioni scientifiche, poi si ritorna a scavare, quel castello bizantino non c'è, è una villa tardo-antica, e le fortificazioni non ci sono. E così Cittanova, Eraclea è il luogo di difesa degli Opirtergini. L'altro gioco dicotomico che possiamo fare è tra le parole di continuità e discontinuità. Ma allora, se c'è una continuità col mondo romano, se queste migrazioni cambiano solo le fisionomie e si legano ai cambiamenti ambientali, possiamo leggere una continuità del mondo romano che addirittura arriva nel presente? E quindi ci sono stati studi, ad esempio, e qui cito soprattutto Dorigo negli anni Ottanta, che si sono anche immaginati che la laguna in qualche modo assorbisse il disegno centuriale dell'entroterra padano, e che quasi queste centurie si possano leggere nella Venezia attuale. Lì, devo dire, c'era anche un uso del dato archeologico che era ancora un po' più grezzo, adesso lo conosciamo meglio perché è legato anche a dati geoarcheologici, e sappiamo che comunque lo spazio lagunare era diverso, ma comunque lagunare, non era uno spazio agrario. Trasformazioni complesse e differenziate che possiamo declinare quindi nella lettura dei luoghi come castelli o come insediamenti. Ecco quindi che Cittanova, il sito che abbiamo visto prima, è stato interpretato appunto come un castello bizantino, come un luogo di fortificazione. E ritorna quindi il gioco di essere forzati a vivere sull'acqua. Questa è una famosissima stratigrafia, sezione di San Francesco del Deserto, che tra le molte è una delle migliori, che ci racconta invece una storia diversa. Lì, lavorando un'isola qui vicino, vero, Francesco, sì, del Deserto, sì, tra giusto, Burano, è verissimo. E Burano, siamo, diciamo, a due passi da Torcello, tra Burano e Murano. Lì si è visto che in una sequenza che appunto va dal V-VI secolo fino al VII, più l'acqua diventa alta, più è la qualità e la ricchezza dei materiali. Cioè, più il luogo diventa interessante da un punto di vista della profondità dell'acqua, più ci si abita. Più faccio infrastrutture, più metto dei pali per alzarmi e per starci. Non vado in laguna perché c'è l'acqua che mi difende. Non vado in laguna malgrado l'acqua. Vado ad abitare in laguna proprio perché c'è l'acqua. Proprio perché è l'acqua che è il mio connettitore. Un'altra dicotomia forte è quella dei tuguri dell'Attila di prima. Costruite qui i vostri tuguri, diceva, no? L'aquileiese. Quando noi scaviamo una casa altomedievale, e qui avete una delle case altomedievali di Torcello,
scavate dall'Università Ca' Foscari in questi anni, troviamo appunto buche di pali. Possiamo anche tentare di ricostruirle. La ricostruzione che avete lì è quella che era stata fatta precedentemente, ora poi la vedete, abbiamo leggermente cambiato, ma il gioco è lo stesso. Pali di legno, capanna, quindi insicurezza, quindi mancanza di, come dire, di mezzi. In realtà queste capanne sono delle case, e sono delle case in legno piuttosto funzionali e molto, scusate, non rimango un secondo su questa immagine, sono case in legno piuttosto funzionali e ben fatte. Hanno quello che potremmo chiamare un riscaldamento a terra, con uno zoccolo di argilla e il fuoco al piano terra. Hanno due vani, uno che dà sempre sul canale, dove si legherà la barca come il cane al guinzaglio, come ci dice Cassiodoro nella sua celebre lettera. Hanno probabilmente due piani, in questo caso ad esempio abbiamo trovato proprio anche l'imposta, vedete quella serie di buchette nel basso della foto, della scala che sale al primo piano, quindi si vive al primo piano, il piano terra è legato alle attività. Le case sono intonacate, le case hanno appunto dei focolai piuttosto strutturati, ma soprattutto la qualità materiale degli oggetti, i rifiuti di chi vive qui, sono assolutamente comparabili con una qualità materiale di alto livello di Roma, dei castelli dell'entroterra, dei grandi monasteri. Quindi, nonostante siano case popolari, la qualità di vita materiale è alta, quindi chiamiamole case, non capanne. Emporio Omega, ci dice Costantino Porferogenito parlando di Altino. Un Emporio Omega è un porto. Come è fatto questo porto? Qui vedete le strutture che appaiono agli scavi di Torcello. Si tratta di magazzini che assomigliano tantissimo a quelli di Classe, della stessa epoca, del porto di Classe, costruiti in parte in muratura, in parte con un alzato sempre in materiale ligneo intonacato, che danno tutti sull'acqua, hanno sempre questi porticati che danno sull'acqua, ricchissimi di elementi anforici. Qui praticamente non troviamo oggetti d'uso comune, pentole per la cottura o resti di pasta, ma troviamo solo frammenti di anfore, quindi e questo è proprio l'indicatore che ci dice che qui una grande quantità di anfore veniva movimentata giorno per giorno. Ma soprattutto quello che è interessante è che qui, lungo la riva del magazzino, per costruirlo è stato fatto più di un metro di riporto di Caranto portato da Altino. Quindi questo magazzino è tutt'altro che improvvisato. Lungo una riva calcolabile almeno per 200-300 metri, ma probabilmente riproponibile anche dall'altra parte del canale, secondo i sondaggi che abbiamo fatto, i carotaggi, c'è un'infrastruttura, una darsena portuale costruita con un impegno, siamo nel VII secolo, con un impegno finanziario del tutto rilevante, fatto proprio per permettere alle navi che portavano quelle anfore che contenevano olio e vino in parte, ma anche altre derrate alimentari, per farle scaricare in un luogo dove le navi che solcano il Mediterraneo hanno bisogno di una certa portata, fino a lì potevano arrivare. Da lì venivano scaricate e rimontate su navi più sottili, col fondo più basso, più piatto, per navigare lungo i fiumi verso l'interno. Quindi un hub commerciale. Vi ho parlato di anfore, e le anfore, i contenitori di trasporto sono quelli che noi troviamo, ma le fonti ci aiutano anche a capire che le anfore non sono l'unico oggetto commerciato, c'è un sistema più complesso. Un sistema più complesso di mercato che ha chiaramente dei livelli diversi. A Torcello è diverso che a Rialto, ma soprattutto a Torcello del VII secolo è diverso che a Rialto di IX secolo. Abbiamo una serie di prodotti di cui solo alcuni li riconosciamo archeologicamente, ma che ci fanno vedere come questi luoghi nascano con una vocazione commerciale. Ci diceva Gaspari la settimana scorsa, Rialto Venezia, vedo una vocazione commerciale che inizia nel IX secolo, sì, è così anche dai materiali. A Torcello questa vocazione commerciale la vediamo anche nel VI-VII secolo prima. Quindi la vecchia Altino, a livelli ridotti,
su scala alto medievale, continua a commerciare con tutto il Mediterraneo, ma non solo col Mediterraneo, anche con le Alpi, la pietrollare per citare uno dei prodotti che arrivano dall'entroterra, in un luogo di scambio e di produzione artigianale. Produzioni artigianali, vi ho messo qui i famosi bicchieri che quasi sicuramente sono lampade per illuminazione, prodotti nella celebre fornace scavata dai polacchi negli anni 60 del secolo scorso. Questa invece è una seconda fornace che abbiamo scavato nel 2012-2013, anche da qui vengono gli stessi reperti in vetro, anche da qui probabilmente si producevano quelle lampade. Strutture che troviamo a questo livello e che uno dice ma non possono essere l'origine dell'imprenditoria, dell'attività mercantile dei veneziani, ma è chiaro che le dobbiamo leggere all'interno del contesto medievale e della capacità di comunicazione politiche e commerciali e anche tecnologiche dell'epoca. Eccola la forma che vi dicevo, una forma che appunto riusa, lo sappiamo dalle analisi, il vetro rifuso per creare queste coppe tipicissime di tutto l'arco alto medievale, ma non è un caso che luoghi come Torcello o Comacchio, ad esempio, abbiano fornaci per la produzione del vetro. Per avere un'idea poi di quali sono gli altri proxy, gli altri record archeologici che usiamo per definire la segmentazione cronologica da VI, VII, VIII, IX secolo o per le attività domestiche, di cottura dei cibo, di conservazione o di trasporto dei materiali, queste sono gli oggetti, i totem archeologici che potremmo sostituire alla sedia di Attila. Come era fatto Torcello? Era una comunità di liberi, sono comunità libere, come ci dice il mito, non lo possiamo sapere, però l'archeologia ci può aiutare a fare un po' di topografia. Quello schizzo fatto insieme con i miei collaboratori, i miei studenti, tentando di immaginarsi tutti gli elementi che raccoglievamo intorno a Torcello, ci dice più o meno come stanno le cose dove sappiamo sono. Sappiamo i quadratini con il bordo nero sono le case, e vedete come sono strutturate piuttosto ordinatamente, no? in linee. C'è l'area della chiesa, il cimitero, ci sono aree di fornaci. C'è una cosa che manca: i ponti, le strade. Non ci sono. Tutte le case si affacciano sull'acqua, non c'è nessuna viabilità, assolutamente. In passato qualcosa era stato letto come sentieri, eccetera, ma non c'è. La rilettura va verso proprio una mancanza totale di viabilità. Significa, per dirla con una battuta, che chi vive in una di queste case per andare alla messa alla domenica deve prendere la barca. Da un punto di vista antropologico, da un punto di vista di connessione con l'elemento acqueo, chi gestisce questo scalo portuale, chi gestisce questo hub, chiamiamolo con un termine moderno, chi gestisce questo emporio, se vogliamo usare un termine squisitamente alto medievale, vive tutti i giorni a contatto con l'acqua. Non solo sa costruire delle navi che vanno lungo i fiumi, i veneziani poi sapranno costruire anche le navi che vanno sul mare, sul Mediterraneo, ma conoscono quell'acqua, come sale, come scende, come si muove. In qualche modo queste persone, come esattamente ci racconta Cassiodoro, sono idealmente le persone esatte per diventare gli artefici della grande rivoluzione veneziana del IX secolo, del commercio del IX secolo, perché quelle comunità sono fatte da una totalità di persone che con l'elemento acqueo sa viverci e per cui è possibile costruire una flotta. Ed ecco l'immagine che faceva vedere anche Stefano la settimana scorsa, non sappiamo quale sia questo villaggio. Però è un villaggio di legno, anche la chiesa è fatta di legno. È un villaggio di legno e di fango, ordinato, con case a due piani, una città che vive sull'acqua, che quasi per tentare di immaginarci che aria si respirava, dobbiamo andare a guardare a elementi molto lontani geograficamente nel sud-est asiatico, completamente diversa dalla città fondata dal vescovo Magno nell'idea cinquecentesca a San Giacometto, quindi con la chiesa di pietra. La monumentalità, infatti, gioca un ruolo
forte nell'interpretazione del dato archeologico. Che sia la monumentalità di Piazza San Marco con il campanile crollato, vi ho messo questa immagine perché sappiamo come proprio in questi giorni, no, i mattoni del campanile vengono ritrovati sulle rive del Lido e probabilmente sono gli stessi che sono stati trasportati al largo subito dopo il crollo, ma come dire, la nostra attenzione è stata per troppo tempo legata alle fasi. Sulla sinistra della diapositiva vedete le fasi come le stiamo rileggendo adesso della Basilica, ad esempio, di Santa Maria Assunta di Torcello. Siamo troppo legati alla sua monumentalità e quindi facendo un'archeologia dei monumenti perdiamo un po' gli aspetti sociali e anche politici, anche se l'archeologia dei monumenti ci dà grosse soddisfazioni. È di questa stagione il ritrovamento a Torcello di un ciclo pittorico di cui non si sapeva l'esistenza, al di sopra dei mosaici, che parla non bizantino ma parla carolingio, quindi nella sua seconda fase, quella chiesa Santa Maria Assunta, ha una serie di affreschi dedicati a San Martino e un'annunciazione, probabilmente comunque Maria, che chiaramente ha un linguaggio stilistico e figurativo che è assolutamente carolingio di nono secolo. Velocemente, negli ultimi 5 minuti, vi volevo fare una carrellata degli altri luoghi totemici, prima di Rialto, prima di Maramocco, Cittanova, ne abbiamo parlato. Questa celebre foto, negli anni 80, fa scoprire questo luogo. Questo luogo, Cittanova o Eraclea? Allora, tecnicamente siamo tra San Donà di Piave e Jesolo, in un luogo oggi completamente agrario. Viene interpretato come l'antica Eraclea. Ma come si chiama veramente questo luogo? Interessante. Il problema del nome, infatti, se noi lo guardiamo attraverso i documenti, vediamo che tutti i documenti antichi lo chiamano Cittanova. Solo a partire da documenti un pochino più tardi, X secolo, ma soprattutto tutti di area veneziana, il luogo viene chiamato Eraclea. Non è un gioco da poco, perché Eraclea è Eraclio, è l'imperatore bizantino. Quindi quel luogo, quella nuova fondazione, dove, secondo quella storia, come avete visto la volta scorsa, nasce, è la storia mitica, nasce il primo duca di Venezia, deve essere collegato a Bisanzio. Nella cartografia il luogo si chiama sempre Civitas Nova, non si chiamerà mai Eraclea. Eraclea poi, tra l'altro, è stato il nome che è stato recuperato anche per il comune, che prima si chiamava Grisolera. Ed ecco questo il battistero degli steri del 1954, purtroppo ne rimane molto poco al di sotto dei campi oggi. Cittanova è un luogo lungo il Piave che, se lo guardiamo sul lungo periodo, vediamo che è la formazione di una grande proprietà terriera dove molti insediamenti si riuniscono in un unico, e tra VI e VII secolo c'è anche la nascita del quartiere episcopale, quindi di un episcopio. È un'isola, un porto, una città, una campagna, probabilmente tutto e nulla di tutto questo insieme. È un luogo integrato. Un luogo integrato dove quello che conta è l'acqua, è la connettività, ancora una volta, verso il mare. Maramocco. Il duca nasce a Cittanova, ce l'ha raccontato Stefano Gasparri, probabilmente no, però sappiamo che gli interessi di Cittanova ci sono. Quello che sappiamo però sicuramente, ce lo diceva appunto la settimana scorsa, che a Maramocco il duca c'è stato. E a Maramocco, ad esempio, un duca che noi conosciamo, Agnello Partecipazio, che insieme alla sua dinastia, chiamiamola così, è il duca che forma Venezia con la costruzione del Palazzo Ducale, la stabilizzazione delle strutture del potere presso Rialto, quindi la costruzione della Chiesa di San Marco e così via. Sappiamo tutto questo, sappiamo che ci sono questi sistemi di commercio, ma non sappiamo dov'è. L'archeologia non è stata in grado di identificarlo, perché non è il Malamocco sul Lido, è stato scavato molto lì e le stratigrafie si fermano al XII secolo. Maramocco probabilmente è un sito polifocale che mette insieme luoghi come Sant'Ilario, l'abbazia dove i partecipazzi avevano la loro cappella privata, ma anche tutta una serie di luoghi lungo il Metamancus, lungo il Brenta. Alcuni di questi l'archeologia subacquea li ha tirati fuori. Guardiamo ad esempio il sito di Fusina 1, scavato ancora nel 997, dove pali ti danno una struttura, pali datati al C14, guarda caso tutti all'VIII secolo.
strutture di legno decorate, decorate con degli stilemi, nonostante siano molto rovinate, perché si tratta di tavole di legno conservate sott'acqua, che ci richiamano alle coeve sculture di nono secolo. Ecco quindi, per concludere, che dobbiamo veramente utilizzare un approccio ecologico-antropologico, dove, qui vedete la casa di Torcello inserita nel suo contesto, ci fa capire che quella casa non è una casa singola, è nata da un progetto, un insediamento ad alta densità, un progetto che viene dall'alto, di qualcuno che ha sistemato, ed è il vescovo in questo caso, un insediamento che via via diventa sempre più il luogo della portualità di quella che una volta era Altino. Qualcosa di simile probabilmente è venuto anche a Rialto, con una caratteristica diversa un secolo dopo e con un attore diverso, non più un vescovo ma un duca legato sicuramente all'inizio alle proprietà territoriali e alle aristocrazie bizantine, e poi un duca in grado di parlare con i nuovi poteri longobardi e bizantini. Il problema dell'acqua è un altro grosso problema, quando quest'acqua è l'acqua dolce, ecco quindi i primi pozzi che noi scaviamo. Gli insediamenti esistono solo se c'è un buon investimento anche sui pozzi. Vi passo velocemente questa cosa, volevo andare a queste immagini. Ho saltato quelle perché ho visto che sono già a lungo, scusate, chiacchierò sempre troppo. Vivere sull'acqua non significa vivere in un luogo insalubre, in un luogo povero. Vallicoltura e peschiere, e l'archeologia ce ne sta facendo vedere tantissimo, ci indicano come questi luoghi erano luoghi ricchissimi. I resti di pesce che tiriamo fuori nelle stratigrafie ci fanno vedere una capacità di alimentazione altissima, legata poi alla presenza del sale e legata alla presenza dei resti faunistici che noi scaviamo. Qui vediamo alcuni dati di Torcello. Insomma, il rapporto di queste isole con la laguna circostante, ma anche con l'entroterra, dove gran parte di questi animali vengono, continua a essere forte. Sono luoghi dove non ci si rifugia, ma sono luoghi dove si può impostare una vita di emporio e garantire la sostenibilità. Mi date un minuto e vi faccio una carrellata di immagini citando un grande maestro, Ernesto Canal. A lui si devono il ritrovamento di una miriade di siti nella Laguna Nord. Questa è la mappa dei siti che lui ritrova. Questa è la mappa dei siti che lui indica come romani. Ora, noi abbiamo fatto un lavoro di revisione e abbiamo capito che gran parte di questi non sono esattamente siti, ma sono della dispersione di materiali. E se andiamo a vedere i siti con le strutture, con le stratigrafie, col C14 che tengono, sono questi. Stanno tutti lungo il delta, lungo i canali, lungo le vie d'acqua principali. Si tratta di siti, quelle linee rosse sono l'antica costa, di siti legati soprattutto a infrastrutture, li chiamiamo argini strada. Cosa sono? Sono le infrastrutture di questa città, Altino di età imperiale. Questa è la mappa che adesso conosciamo grazie alla foto aerea elaborata, una città che continua a vivere in età tardoantica anche dopo Attila, perché strutture di IV e V secolo ci sono dappertutto quando le abbiamo scavate. Arginature, strutture sommerse, tutti i pallini azzurri che assomigliano a queste. Sono le strutture per fare rive che tengono l'acqua, che separano l'acqua dall'acqua, che quindi permettono di avere saline, di avere peschiere, infrastrutture, ancora persone che lavorano per mantenerle e per sistemarle. Una laguna abitatissima, una laguna fiscale, una laguna che fa parte delle proprietà dell'impero, di ville imperiali importanti, come quella di Altino, ricostruita in questi disegni che abbiamo proposto nella mostra dell'anno scorso, villa con affreschi, con una struttura di una qualità di cultura materiale piuttosto alta, che stanno proprio sul Lido, sul fronte, andando verso D'Altino, una laguna quindi sicuramente non vuota. Uno sguardo dall'alto, da Venezia, passando ad Altino, sempre con la linea di costa, vediamo un po' forse qual è una possibile lettura
geomorfologica di questa nascita di Venezia. In età imperiale abbiamo le città più o meno vicine alla costa e in età tardo-antica c'è questo spostamento dei loro sistemi portuali sulla nuova linea di costa. E in età alto-medievale quei luoghi diventano il centro di un nuovo network di trasporti che userà da questo momento solo i fiumi e le lagune. Ecco quindi che la prospettiva di tipo ambientale è quella che dobbiamo guardare queste limitazioni geografiche, alle limitazioni che le isole permettono nel controllo del lavoro e della manodopera per reinterpretare le origini di Venezia. Grazie.